Come funziona un impianto in pompa di calore? Oggi ho la possibilità di farti vedere una centrale termica realizzata alla regola dell'arte, dove andiamo ad analizzare componente per capire quali sono i componenti fondamentali per far funzionare una pompa di calore nel migliore dei modi. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi ti voglio raccontare qui la storia di questa centrale termica. Abbiamo un sacco di componenti da analizzare insieme per capire veramente come far funzionare al meglio una pompa di calore. Ho scelto questa centrale termica perché, come vedi, è bella spaziosa e c'è la possibilità di metterci in mano e toccare il tutto. Qui stiamo parlando naturalmente di un impianto senza gas, quindi la missione di Sigillo Sicuro, che è anche la mia missione, che è quella di trasformare le case da combustibile fossile a 100% elettriche. E lo faccio come? Attraverso una rete di installatori partner, Sigillo Sicuro. E se anche tu vuoi realizzare una casa completamente elettrica, vai nel link qui sotto. Oggi chiamerò qui con me anche Antonio, che ha realizzato questa centrale termica e ha realizzato questa opera d'arte. Insieme a lui andiamo a scovare punto per punto. Partiamo dall'inizio, quindi dalla pompa di calore, l'unità esterna che è stata posizionata, come vedi, in giardino. Da lì escono due tubazioni che vengono in questo caso in centrale termica, arrivano dal soffitto. A questo punto l'acqua calda prodotta dalla pompa di calore è acqua calda tecnica, quindi non è acqua da bere, non è acqua delle docce, viene divisa in due. Attraverso una valvola deviatrice può andare verso un bollitore, in questo caso in realtà è un accumulo per produrre acqua calda sanitaria, quindi quella delle docce, dei lavabi e quant'altro, oppure va nel cumulo tecnico, detto anche puff di acqua tecnica, dove accumuliamo l'acqua che poi genererà l'impianto di riscaldamento. Ecco, questa è una casa con quattro zone che poi analizzeremo, che viene riscaldata con un impianto a pavimento e viene anche raffrescata con l'impianto a pavimento, ma poi abbiamo anche dei ventil e degli scaldasalite. Analizziamo lato sanitario, quindi qui abbiamo la produzione di acqua calda sanitaria. Questo è un puffer di acqua tecnica, vero Da Antonio? 500 litri, sì. 500 litri di acqua tecnica, quindi qui non abbiamo acqua potabile al suo interno, ma Antonio ha deciso di realizzare e di produrre l'acqua calda sanitaria con questo. Cos'è questo? Mediante uno scambiatore di calore a piastra esterno, diciamo, dove produciamo l'acqua calda sanitaria per mezzo di questo scambiatore di calore, per avere un'acqua praticamente totalmente igienica, e lo facciamo in maniera, diciamo, molto puntuale e precisa, come erogazione della temperatura, senza valvole miscelatrici. Infatti, vediamo che per la sua semplicità in realtà è un modulo molto professionale per produrre acqua calda sanitaria. Qui abbiamo uno scambiatore a piastre da 40 litri al minuto, cioè puoi aprire i rubinetti fino ad ottenere 40 litri al minuto di acqua calda. Abbiamo un regolatore di flusso, quindi qui abbiamo l'ingresso dell'acqua fredda, arriva l'acqua dell'acquedotto, in questo caso arriva l'acqua del pozzo perché il cliente ha un pozzo. Entra in questo scambiatore a piastre dove da una parte gira l'acqua calda prodotta dalla pompa di calore, dall'altra gira l'acqua fredda che passando in questo scambiatore si riscalda per poi andare all'impianto di casa, quindi nei lavabi, nei rubinetti, nelle docce. C'è un regolatore di flusso che legge quanta acqua viene richiesta dalla casa e in base a questo modula Il circolatore. il circolatore. Perché è inutile, se la casa sta richiedendo solo un rubinetto di acqua calda, è inutile mandare al massimo questo circolatore perché consumerebbe energia non solo elettrica ma anche termica perché andiamo a spillare dal puff. In questo caso invece qui modula con una pompa in DVM per dare la giusta temperatura proprio precisa. Precisa, sì. Cosa è impostato adesso? È impostato sui 48 gradi. 48 gradi. Ricapitolando, quindi dalla pompa di calore esce l'acqua calda tecnica, entra nell'accumulo tecnico e torna indietro alla pompa di calore con queste due tubazioni. Quindi abbiamo mandata e ritorno verso la pompa di calore. Dal punto più alto di questo accumulo tecnico, come hai visto Antonio, non si è sprecato, ha preso l'acqua più calda possibile che trova in questo 500 litri, ci ha messo un filtro Defangatore defangatore magnetico. magnetico
e poi andiamo a produrre l'acqua calda sanitaria istantanea. Che ci serve il filtro depangatore magnetico, ci serve per preservare il più a lungo possibile lo scambiatore di calore, per far sì di non portare fanghiglia, materiali ferrosi contenuti nell'acqua dell'impianto. Sì, perché qui abbiamo un passaggio veramente fino e si inizia a tapparsi questo passaggio, perché tra una testa e l'altra ovviamente ci sono i fori molto fini, è perché passa della fanghiglia o quant'altro, poi produciamo meno acqua calda sanitaria e consumiamo naturalmente anche di più. Adesso la domanda che potrebbe sorgere spontanea è: perché devo accumulare a 50-55 gradi e poi produrre 48-50 per i rubinetti? È perché qui vado ad accumulare energia. Questo è a tutti gli effetti una batteria termica, è un accumulo dove scarico energia termica che, se come in questo caso avendo un fotovoltaico, posso accumulare sotto forma di acqua tecnica che poi si trasformerà in acqua calda sanitaria. Ma Antonio, c'è anche qualche altro motivo per cui hai scelto di mettere uno scambiatore a piastre invece che... Sì, diciamo, noi abbiamo lavorato su un impianto esistente, ovviamente, essendo una riqualificazione, quindi pure il sanitario siamo andati a lavorare su tutto ciò che c'era già sotto traccia, che all'interno vai a rifare un po' di lavorazioni, però sotto traccia non andiamo a rompere i pavimenti. Quindi diciamo, questa soluzione serve anche a preservarci un pochettino le tubazioni, tutto ciò che ci stava, e un po' anche per avere una temperatura tipo come abbiamo impostato, 48-50 gradi, per far sì che all'utente finale, quando apre il rubinetto, dall'altra parte esce una temperatura che sia molto confortevole e fruibile anche per sgrassare magari in cucina e tutto quanto. Quindi diciamo, questo è l'altro motivo di questa soluzione della produzione ACS istantanea. Ok. Bene, allora passiamo alla parte invece di riscaldamento e raffrescamento. Anzi, prima ti faccio fare due parole con il cliente, sentiamo qual è stata la sua storia e poi torniamo in centrale termica. Eccoci nell'unità esterna, come vedi qui siamo sopra la centrale termica, abbiamo fatto la calata con le tubazioni. Sono venuto qui tanto non per mostrarti l'unità esterna, che come vedi insomma è una macchina importante, sono 240 kg di pompa di calore da 18 kW per riscaldare la casa. E volevo farti dire due parole da Alessandro, che è il cliente che già ormai da 3 anni vive con questa pompa di calore. Ciao Alessandro, tanto grazie dell'ospitalità. Grazie a te. Ci raccontavi insomma un po' della tua storia, hai preso la casa e ti sei trovato con... Sì, abbiamo preso l'immobile, era alimentato da una caldaia multicombustibile, okay, che noi utilizzavamo con del nocciolino. Chiaramente capirai la fatica per approvvigionarsi dei sacchi, insomma, furigine e problemi vari. Tra l'altro con una resa bassissima per quanto riguarda il riscaldamento, quindi poco comfort in casa. Poi in un secondo momento siamo passati a una caldaia GPL che ha alzato tantissimo i costi, con una, chiaramente un comfort ancora inferiore, fino a che abbiamo deciso di fare il grande passo e di passare a una pompa di calore. Quindi col GPL in realtà consumavi di più, spendevi di più, però avevi meno comfort perché lo utilizzavi ad orari? Sì, avendo un impianto comunque a pavimento non riuscivamo a tenere la caldaia accesa H24, e quindi c'era poco comfort con un costo molto elevato. Esagerato. Sì, perché questo è un po' con l'impianto a pavimento, è naturale che girando tanta acqua e conviene assolutamente mantenere l'impianto sempre attivo, ma se la caldaia continua a bruciare GPL che costa, questo non è conveniente. Invece adesso con la pompa di calore H24, comunque comfort costante. Comfort costante, costi calmerati quasi azzerati. Ah. Ma la cosa più importante è chiaramente il comfort di entrare in una casa calda in tutti gli ambienti. Certo. Quindi non c'è nessuna differenza di temperatura tra i vari ambienti, invece prima anche questo diciamo soffrivamo. Crea discomfort. Sì. Bene, grazie di esserti fidato e grazie di noi. A te. Adesso torniamo in centrale termica che ti faccio vedere la seconda parte invece della centrale. Eccoci di nuovo in centrale termica. Dalla pompa di calore allora ripiloghiamo, abbiamo le tubazioni, in questo caso la Trevie mi porta l'acqua calda prodotta dalla pompa di calore nel puffer di acqua tecnica, quindi in questo lato dove andiamo a accumulare acqua che girerà poi nell'impianto di riscaldamento. Non prendere paura, ma
Questo veramente è un impianto esemplare per farti capire tutti i componenti. Poi, a seconda delle necessità, dello spazio a disposizione, può essere più compatto, più esteso, con litri o volumi diversi, a seconda ovviamente del tuo caso. Bisogna sempre analizzare caso per caso e progettarlo su misura. Qui l'acqua calda prodotta dalla pompa di calore viene prelevata da questi quattro circuiti, quindi qui abbiamo le pompe, i circolatori che spingono l'acqua nell'impianto di casa. Come vedi abbiamo una zona giorno, una zona notte, una taverna e i bagni. Abbiamo infatti temperature diverse di lavoro, perché nella zona giorno e notte abbiamo impianto a pavimento, quindi l'acqua gira a 30, 32, 35 gradi a seconda di come è stato progettato l'impianto. In taverna abbiamo dei fancoil, in bagno invece abbiamo delle scaldasalviette, quindi qui possiamo solo fare il riscaldamento d'inverno. Questo è un collettore, quindi un componente idraulico che permette di distribuire l'acqua nei quattro circolatori. Ti faccio vedere la differenza, che sembrano uguali, in realtà sono diverse tra di loro. Qui abbiamo un modulo di rilancio miscelato. Infatti abbiamo una valvola miscelatrice che miscela l'acqua, che qui può essere stoccata a 40-45 gradi, e mentre qui la manda nell'impianto radiante alla temperatura perfetta richiesta dalla pompa di calore, che può essere ad esempio 32 gradi, 35. Qui invece abbiamo un modulo diretto, molto simile, ma senza valvola miscelatrice. Qui l'acqua che viene prodotta dal puffer tecnico va direttamente nei ventili, quindi non viene miscelata. La temperatura che c'è qui è la stessa temperatura che c'ho qui. Qui noi monitoriamo tutte le temperature di mandata e qui naturalmente possiamo fare anche raffrescamento se uno vuole, ma in questo caso nella taverna non c'è necessità, e anche la stessa cosa la facciamo qui, perché questa miscelatrice lavora sia in riscaldamento che in raffrescamento. Altri due componenti molto importanti, come puoi vedere, sono il disareatore, che non è una valvola di sfiato dell'aria, ma un componente che nel ritorno dell'impianto va a prendere tutte le microparticelle d'aria, le bolle d'aria, e le spara fuori, in modo che l'impianto sia sempre senza aria. Questo è fondamentale perché se c'è aria dentro l'impianto vuol dire che c'è ossigeno, e con l'ossigeno l'impianto si può anche ossidare, invece in questo caso l'aria viene espulsa fuori. Qui invece abbiamo un altro filtro defangatore, quindi andiamo a togliere tutta la sporcizia che potrebbe esserci naturalmente l'impianto con gli anni che si può. Dato che è un impianto esistente, è stato lavato con i prodotti, è stato trattato, però comunque degli ossidi, delle scorie possono rimanere, è sempre una buona norma aggiungere un defangatore, che all'interno di quel defangatore c'è anche una rete filtrante tipo 800 micron, che aiuta tantissimo a togliere le cose più grosse, a trattenere le particelle più grandi. Ah, ok, quindi insomma manteniamo un po' l'impianto. È fondamentale lavare l'impianto prima di realizzare. Ovviamente l'impianto è stato lavato, trattato in tutte le sue parti, però sappiamo benissimo che sono impianti esistenti. Il nostro uso è metterne due di defangatori. Allora andiamo verso la conclusione. Lasciami il tempo che chiudo questi moduli di rilancio. Coi ventagli, vedi, è fondamentale coi ventare se fai anche il raffrescamento, perché altrimenti si crea della condensa. Abbiamo i vasi di espansione, in questo caso il vaso di espansione sull'acqua tecnica, quindi che serve ad ammortizzare il cambio di pressione che abbiamo all'interno dell'acqua che gira nell'impianto, perché se è più calda sale la pressione, se è più fredda cala la pressione, ecco, e quindi il vaso di espansione è fondamentale. E qui ti chiederai, ma cos'è questo aggeggio? Antonio, ci racconti cos'è? È un gruppo di sicurezza dove spianiamo l'aria, ovviamente, soprattutto in fase di riempimento dell'accumulo, dove c'è una valvola di sfogo dell'aria, un manometro dove leggiamo la pressione e una valvola di sicurezza che ci va sempre sull'impianto. A noi piace utilizzare questo gruppetto raccolto e compatto. Compatto, sì, con il guscio isolante ovviamente tutto quanto. Sì, perché qui possiamo accumulare acqua calda, ma anche acqua fredda, naturalmente, d'estate per fare raffrescamento. Direi, ecco, ti sarei chiesto, ma l'unità interna della pompa di calore? Beh, in questo caso non c'è. C'è una centralina e una valvola a tre vie che gestisce il tutto. Perché? Perché stiamo parlando comunque di una pompa di calore da 18 kW, che non prevede in questo caso specifico l'utilizzo di un'unità interna. Beh, Antonio, che dire, complimenti del lavoro che hai fatto.
veramente un'opera d'arte e può essere d'aiuto, secondo me, anche per tanti installatori che hanno voglia di evolvere e migliorare il loro lavoro. Noi cerchiamo anche, diciamo, persone con cui vogliono collaborare. Ci sta l'impiantistico, termotecnici che hanno bisogno. Noi, parte mia, penso parte vostra, siamo a disposizione. Sì, allora mettiamo il link sotto il video. Bene, ci vediamo al prossimo video allora.